Buongiorno, benvenuti nel blog Cuore Popoli. Sono sempre in compagnia della nostra punta di diamante, guida storica Bruno Di Tommaso, punta di diamante appunto del nostro blog Cuore Popoli. Oggi vogliamo parlare di un fatto storico, uno o più fatti storici che hanno colpito la nostra cittadina. Protagonista è anche il fiume, quello che abbiamo alle nostre spalle, sto parlando del fiume Giardino. Quindi Bruno, di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo delle alluvioni che si sono eseguite a Popoli. Chiaramente noi già dobbiamo partire da un principio molto importante, che qui circa 2 milioni di anni fa nel quaternario glaciale c'era un grandissimo lago, quindi poi circa 600.000 anni fa la gola dei Tre Monti ruppe e l'acqua è incominciata a defluire. Quindi si è scoperto che qui a Popoli ci sono una miriade di sorgenti, ci sono 5 fiumi, circa 35-37 sorgenti tra acque normali e acque solfuree, quindi essendo il punto più basso della Valle Peligna è facile che possano succedere queste alluvioni. Infatti già abbiamo la prima alluvione il 4 di luglio del 1456. Non a caso seguirono moltissimi danni e ci furono gravi conseguenze a livello di dissestamento geologico, e comunque quella è la cosa più grave, che ci furono anche dei morti. Poi fu quella del 1893, esattamente il 4 luglio, ci fu un violentissimo fenomeno e quindi anche qui gli argini rotti e il tutto, è successo un pandemonio e comunque ancora una volta ce la siamo cavati. Poi arriviamo nel 1934, dove il San Callisto esonda, che è un grandissimo alluvione che scende da San Benedetto in Perillis, e che cosa è successo? Che all'epoca il ponte che va adesso all'ospedale era tutto chiuso, quindi tutta la roba, l'acqua, le pietre, la malma, compagnia bella, sono entrati su Popoli, allagando sia Popoli, ma rialzando notevolmente il livello della via, che in alcuni video io ho segnalato per vedere che l'ingresso nei portoni dei palazzi si sono alzati notevolmente, perché tutta la ghiaia che è venuta all'epoca, poi chiaramente non è che all'epoca ci stavano le ruspe, ci stavano questi mezzi che ci stanno oggi, gli è stato rifatto il pavimento sopra e quindi diciamo è andato in un certo modo. Poi ce n'è stato un altro l'8 settembre di 5 anni dopo, nel 1939, un nubifragio che ha inondato tutta Popoli e i danni, qualcuno li ha calcolati, erano intorno alle 150.000 lire, cioè 150.000 lire di all'epoca erano soldi a non finire. Mentre quella che adesso noi che stiamo parlando, io principalmente, perché Daniele è molto più giovane di me, è quella che ho vissuto personalmente, perché abitavo alla zona PEP. E quindi nel 1999 si è allagata la zona PEP, si è allagata creando tanti problemi. Ora, oggi che i fiumi sono stati rimessi un po' a posto, le ruspe incominciano a pulire gli alveoli di tutti i fiumi, ci auguriamo che questo fatto qua non succede più, anche perché altrimenti abbiamo la tecnica, ma se poi non la usiamo non so che cosa dire. E con questo vi ringrazio di nuovo e appuntamento al prossimo video.